un momento a dir poco magico. Per me è un piacere perché lui è un mio caro amico. Pensate che noi ci conosciamo dai primi Sanremi, per cui io ho il piacere, lo chiamo subito sul palco, il mago. Adesso lui è stato nominato, insomma tutti lo chiamano il mago del Papa. Io chiamo qui vicino a me invece l'illusionista, il mago, uno dei più bravi italiani, famoso in tutta Europa, il mago Eldin! Benvenuto Eldin. Che bello, che piacere rivederti, piacerissimo, perché noi ricordiamo dei tempi che furono. È un molto piacere lieto per noi. E buonasera anche ai telespettatori che guardano da casa. Sì, è un piacere averti vicino a me, è un piacere ritrovarci insieme nel lavoro, perché insomma noi abbiamo passato dei momenti veramente belli, momenti anche sofferenti, momenti anche dove appunto stavamo cercando di fare quelle scalate. Per cui, senti, io ti voglio chiedere una cosa, perché a parte sì, sei conosciutissimo tra tutte le cose che fai in Rai, le cose, ecco, ma volevo chiederti, tu hai scritto adesso un libro che si intitola... Il libro si intitola Sorride. All'interno del libro c'è il racconto del successo. È veramente un racconto emozionale. Io vi invito ad andare in libreria a prenderlo dalla Santelli Editore, in tutte le librerie, Feltrinelli, insomma faccio un piccolo spot. Sì, via. Certo. Ti è concesso, dai, te lo concedo. Dai. Con la prefazione di Michele Cucuzza. E racconto, la prima parte è una parte emozionale, però attenzione anche a casa, perché vi dico questa cosa fondamentale. Il primo capitolo è tutto il racconto emozionale, c'è anche un aneddoto simpatico di due amici miei del cuore, Renato Zero e Fabrizio Frizzi, e mandiamo un applauso e un saluto. Certo. Ci sono veramente due aneddoti simpatici e poi nella seconda parte, il secondo capitolo, svelo, attenzione a casa, 20 trucchi fantastici che potete fare con oggetti facilmente reperibili. Non è vero, perché io... Mi raccomando, No, allora, io ho una vita che li chiedo, anche quelli più semplici, no? Sì, lui me li fa vedere, cerca di spiegarmeli, però, insomma, io non me ne è mai riuscito uno, no? Perché... secondo me non me li spiega come devono essere. No, questi sono spiegati bene ed è quindi praticamente diventa un libro per tutta la famiglia. Quindi ecco, il nonno può fare dei giochi al nipotino, oppure viceversa, il nipotino al nonno, così si guadagna la paghetta. Esattamente. Però questo è bello. Però la cosa fondamentale è che il ricavato delle vendite del libro viene donato alla fondazione Scholas Occurrentes, che è la fondazione di Papa Francesco. Che merita un applauso. Che garantisce praticamente l'istruzione ai bambini che non se la possono permettere. È presente in 190 paesi in tutto il mondo, con 450.000 istituti. Quindi ecco, fa studiare i bambini che non possono avere la possibilità di frequentare le scuole. Io tra l'altro ce l'ho qui, così lo facciamo vedere anche in camera. Copia, ecco. Sorridere, giocare fa bene al cuore. Allora, Eldin si consacra, diciamo così, se vogliamo sapere, dirlo, no? Col grande pubblico, con Caramba, che sorpresa. Nel 95. È vero, sì, 1995-96. Con Raffaella Carrà. Raccontaci due cose. Beh, io ero arrivato a Roma, io sono salentino, sono nato a Nardò, vicino Gallipoli. Ci tengono a sottolinearlo, applauso. Lo so bene. Abbiamo in sala qualcuno di Gallipoli. Vive domani alzate. E fra l'altro è piena. E quindi arrivai a Roma per fare il militare e poi, insomma, per una serie di coincidenze incontrai Sergio Iapino, da lì Raffaella Carrà, e mi scritturarono per Caramba, che sorpresa. Era il 95-96, abbinato al biglietto della lotteria. Facevo un piccolo numero il sabato sera in prima serata con Raffaella, io avevo 19 anni, insomma, era emozione pura, emozione pura. E quindi feci tutta la stagione lì e poi da lì tante altre cose, però insomma, ecco, Raffaella ce l'ho nel cuore, ho imparato tantissimo con lei e devo dire grazie sia a Raffaella Carrà che anche a Michele Guardì, che sono state due persone a livello televisivo, mi hanno insegnato proprio come si sta in uno studio, che cos'è la televisione e come si lavora con la L maiuscola, con lavoro, veramente lavoro. Senti, allora tanto io non... che lui vince anche niente di meno che il Leone d'Oro per la comunicazione a Venezia, ecco, quindi quello, insomma, sì, esatto. Comunicazione attraverso la magia e l'illusionismo, quindi 2000. È qualcosa di nuovo che uno non si aspetterebbe, sì. Ma insomma è una bellissima... Sì, 2010 dal Palazzo del Cinema di Venezia fu un anno speciale che dettero la
il premio anche alla comunicazione, oltre al cinema, insomma, e tutto il resto. Ed eravamo io, Fabrizio Del Noce, all'epoca era il direttore di Rai 1, e Peppino Di Capri, quindi insomma per le varie branche, quindi musica, televisione e io comunicazione attraverso la magia. Insomma, è stata una bella soddisfazione. Sicuramente. Senti, vuoi aggiungere qualcosa che ti sta a cuore dire? Beh, io saluto Franco, il mio fornaio che sta a casa. No, scherzo. No, no, giusto, no, il pane buono croccante. Giusto, sì. Sì, che poi allora non hai detto una cosa sbagliata. Senti, io allora, siccome saranno tanti davanti al televisore, davanti ai loro supporti dove ci seguono, che sono impazienti nel vedere le cose bellissime che fai, noi ti lasciamo il palco, okay. Ti lasciamo ai tuoi bellissimi regaliamo un momento magico. Io poi ho bisogno di una persona del pubblico, me la sceglierò tra un attimo. E ovviamente, ragazzi, attenzione ai soldi. Una cosa molto semplice: se vi chiede soldi, non li date, no. Che spariscono. Okay. Signore e signori, è un grande piacere, è un onore, è una cosa che mi sta proprio a cuore per l'amicizia che ci lega. Signore e signori, l'illusionista, il mago europeo Elding. Grazie, eccoci. Va bene, allora iniziamo subito. Io avevo chiesto alla produzione un tavolino, ragazzi, avevo chiesto un tavolino, però vabbè, facciamo così, chi fa da sé fa per tre, questo lo mettiamo qua. Adesso ho bisogno di una piccola collaborazione da parte di una spettatrice in sala. Vediamo un po', la signora che sta lì, prima, seconda, terza fila. La signora con le mani così, ecco, facciamo salire lei, ecco, vuol venire lei? No, no, quella signora lì, sì, perfetto, venga, un bel applauso a questa signora, oh, eccola qua. Eccoci, buonasera, lei si chiama? Stefania, viene da? Roma. Roma, ah, perfetto, viene da Roma. Ok, però noi non, ci eravamo già visti qualche altra volta? No, allora ho sbagliato, dovevo prendere... No, scherzo. Signora Stefania, lei adesso rappresenta il pubblico questa sera, ok? Ammazza che pubblico, ragazzi. Io le faccio vedere 52 carte, una diversa dall'altra. Lei conosce le carte da poker? Sì. Le conosce? Perfetto. Allora, lentamente, molto lentamente, adesso la farò avvicinare al microfono, lei dovrà citare tutte le carte ad una, il numero dura 4 ore, però è carino, è simpatico, no, scherzo. Le faccio vedere 52 carte anche a favore di camera, una diversa dall'altra, ok? Dal dorso rosso, va bene? Come sì? Sono blu? Ah, vuole fare... fatto la battuta. Sono plastificate, carte normalissime. Io farò un miscuglio alla francese, così lei mi dice stop in un punto qualsiasi, quando vuole lei. Va bene qui, sicuro? Ok. Guardi la carta, ok. Io mi giro, la facciamo guardare anche in camera. Ok, rispettiamo i tempi televisivi, quindi la vista bene, ok? Tenga il mazzo bene in vista. Ora, attenzione amici in sala e pubblico a casa. Io tenterò un esperimento sensazionale. Trasporterò la carta invisibilmente dal mazzo all'interno del taschino. Ci crede? Beh, certo. Bene, il gioco è finito, grazie. No, si dice mai ci credo, fermi. Non si dice mai ci credo un mago. Allora, prendo la carta invisibilmente, la vede? Come sì? Ma sono venuti con pullman loro, ragazzi, scusami. No. La prendo e la lancio all'interno del taschino, è già passata, ci crede? Sì. Ma fa parte dello spettacolo, la signora è venuta... No, attenzione amici, si scherza. Però in realtà la carta che ha scelto la signora è esattamente, attenzione, il 3 di fiori. No? Ma lei ce l'ha con me? In passato qualche mago le ha fatto... No, non è il 3? Sicuro, ragazzi? Vuole dire ad alta voce che carta era qui al microfono, ad alta voce? Tanto ormai ho sbagliato, prego. Il 9 di fiori. Guarda com'è contenta, il 9 di fiori, hai sbagliato. Attenzione a casa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, per un mago è semplice riparare, facciamo un applauso alla signora, stia pure qui, applauso forte. La magia, però
Però passiamo ad una cosa adesso molto importante. Questo è un mio cavallo di battaglia, è una novità, attenzione. Io qui ho delle carte da gioco giganti e sono raffigurati dei personaggi famosi italiani e internazionali. Andiamoli a vedere assieme. Abbiamo Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Andrea Bocelli, andiamo più veloce, Whitney Houston, Amadeus, Heather Parisi, Michael Jackson, George Clooney, il mago Eldin, ok, il gioco è mio, scusate, Monica Bellucci, abbiamo anche Raul Bova, insomma tantissimi personaggi di caratura nazionale e internazionale, Ramazzotti. Ora, stia ben attenta signora, io farò in questo modo, lei mi dirà stop in un punto qualsiasi, dove vuole lei, pronta? Pronti, andiamo, vai. Entro stasera però, cioè, ok, andiamo, pronti? Vai. Pronti? Va bene qui, sicuro? Ok, mettiamo attenzione a casa il segno dove ha detto stop la signora, ok? E lo posiamo qui. Ora mi allontano da quel mazzo di carte così non lo tocco più, facciamo un passo indietro. Ci siamo fermati in un punto particolare, proprio dove lei mi ha detto stop. Poteva fermarsi prima, dopo, ha detto stop lì, ed è bene in vista. Ora, sulla nostra sinistra c'è una carta con la scritta previsione, una busta con la scritta previsione. L'andiamo a prendere. Allora, spieghiamo a casa, magari per i più piccoli, che cos'è una previsione. La previsione è chiudere all'interno di una busta un qualcosa che verrà aperta in un secondo momento, ok? Quindi io, poco prima dell'inizio dello spettacolo, ho chiuso all'interno di questa busta un qualcosa e adesso l'apriremo, va bene? Allora, tenga bene in vista la carta, la busta con la scritta previsione. Andiamo a vedere dove si è fermata la signora questa sera. Si è fermata esattamente su Kevin Costner. Ammazza, oh, buon gustaia, eh? Kevin Costner, ok? Si poteva fermare magari prima su Demi Moore, oppure su Loretta Goggi, ok? Si è fermata esattamente su Kevin Costner. Ora, amici in studio e amici a casa, se all'interno della busta c'è la foto di Kevin Costner, io chiederei al pubblico di dividerlo in due parti, settore A e settore B. Il settore A, applauso, in piedi, capriola, giù per terra. Settore B, difficile, eh? Allora, venga più vicino, tenga la foto di Kevin Costner, non si emozioni. Signori, attenzione, all'interno della busta abbiamo Kevin Costner a 5 mesi. Beh, sì, è bello il gioco, è bello, è una mia idea. Kevin Costner. Ah, signora, non ho capito ancora se mi prende in giro oppure... Vabbè, tanto io lo so cosa sta pensando, signora, no? Io lo so. Lei sta pensando, dice, ma se io avessi scelto Michael Jackson... Michael Jackson a 5 mesi. Ce l'abbiamo. Però la signora ha scelto Kevin Costner. Oddio, la somiglianza diciamo che c'è. Quindi il gioco potrebbe qualche volta anche non riuscire. Però non è il caso di questa sera, perché attenzione, signori. Grazie. Grazie, facciamo un applauso forte ancora alla signora. Per chiudere, eccoci qua, volevo confidarvi una piccola cosa. Di solito durante gli spettacoli mi chiedono sempre, dice, ma come si diventa prestigiatori? Io racconto un piccolo episodio che è accaduto un po' di anni fa in una trasmissione televisiva che facevo assieme a Massimo Giletti, si chiamava Il Lotto alle 8, qualcuno sicuramente se la ricorderà. Era una trasmissione che durava poco, una mezz'oretta, andava in onda poco prima del telegiornale, ed ero facevo un gioco di magia ogni puntata. Allora, in una di queste puntate, il comitato, la voce fuori campo, Michele Guardì, mi disse, ma adesso spiega al pubblico a casa come si diventa prestigiatori. Beh, lì mi prese un po' alla sprovvista, però avevo delle carte in mano, e raccontai la mia storia.
Io ho iniziato a fare il mago, ero alto più o meno così, ok? E vedevo sempre un mago in televisione che faceva il numero con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carte. Ne lanciava in un contenitore una, due e tre, schioccava le dita e in mano gli restavano sempre 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carte. Bah. Lì rimasi molto colpito. Dopo un mese incontrai, cioè andai a casa, aprii il cassetto e lo volli fare anch'io. Presi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carte. Ne lanciai in un contenitore 1, 2 e 3, schioccai le dita e in mano mi restavano soltanto 3 carte. E lì rimasi deluso, ero piccolo. Però dopo un mese incontrai lo stesso prestigiatore di persona. Dissi, senta, si ricorda quel numero che lei faceva con 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte? Ne lanciava in un contenitore 1, 2, 3, schioccava le dita e in mano gli restavano sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte. Lui mi disse, guarda, se stai bene attento ti spiego il trucco. Mi spiegò il trucco e lo feci davanti a lui. Presi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carte, ne lanciai in un contenitore, 1, 2, 3, schioccai le dita e in mano mi restavano sempre 3 carte. Allora mi disse, no Eldin, non devi schioccare le dita sopra, ma sotto. Solo in questo modo le carte torneranno 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Grazie. Allora ribadisco, vi invito tutti ad andare in libreria, sorridere, giocare fa bene al cuore. Io ringrazio il mio amico del cuore Fabrizio per avermi ospitato, sono veramente contento per il successo della tua creatura, perché è così, è la seconda edizione, so che la prima è andata benissimo e io, se vorrai, il prossimo anno sono qua con voi. Ma ti certo. Ringraziamo veramente, è stato esilarante come sempre, immagino che i bambini a casa staranno tutti impastando e cercando di capire come intortare i propri genitori. Grazie veramente, grazie e complimenti. Grazie per la persona che sei. Grazie. Ti voglio bene anch'io a te. Ciao. Grazie, ciao Eldin. Ciao caro. Buona permanenza a Sanremo.